quindi siamo arrivati all'elezione di, abbiamo detto, di Saccomanno con le nuove elezioni, Saccomanno quindi che ha già per poi si dimette, e arriviamo finalmente al 22 luglio 1991, allora c'erano i 60 giorni di tempo per nominare il nuovo sindaco, altrimenti si andava alle elezioni anticipate, e proprio al 60° giorno dall'apertura della crisi, che era avvenuta quindi 60 giorni prima del 22 luglio 1991, Antonio Torsello si trova la quadra intorno a Tonino Torsello, che diventa sindaco di una giunta di PSI, PDS, PRI e l'indipendente di sinistra, la signora Colombini. L'indipendente di sinistra nel corso dell'avventura di Torsello poi ritirerà la fiducia, e la fiducia verrà ritirata anche dai consiglieri principiani, dell'epoca c'erano i consiglieri principiani perché si apparteneva a un gruppo o un altro regionale, quindi i principiani dell'epoca, se non sbaglio, erano proprio Morelli e Campanella, e quindi anche per Torsello diventa difficile perché addirittura il febbraio 92 anche Pasquale Saladino ritira la fiducia, quindi Torsello deve dimettersi. Infatti il 26 aprile 1992 si scioglie questo consiglio comunale, si fa l'ultimo tentativo per avere una giunta con a guida Nicola Filidoro, su cui si poteva trovare la quadra per una giunta di transizione, pur tuttavia non si arriva a questa determinazione e si scioglie. Per cui invito Tonino Torsello a raccontare qual è la sua esperienza di sindaco. La Colombini, abbiamo perso di vista. Allora, siccome io sono il sindaco vivente più giovane del millennio precedente, cercherò di essere meno pesante, meno serio di quelli che mi hanno preceduto, perché io non ho la presunzione di poter dare consigli alla mia città, alla città di Castrovillo. Quindi non solamente si ritiene un nonno della politica? Ma comunque è un dato di fatto del millennio scorso, non c'è dubbio su questo, sono cambiate cose per come cambiano le cose tra un millennio e l'altro, la prima domanda, il passaggio tra la prima e la seconda repubblica è un passaggio traumatico, è un passaggio che ha cambiato tutto, si era partiti proprio con la mia esperienza, cioè sotto io Nico, 9 mesi, giusto il tempo per partorire lo scioglimento del Consiglio Comunale, insomma 9 mesi. Durante quel periodo si adottò lo statuto, il primo statuto del Comune di Castrovillari, no? Incominciava il percorso di riforma degli enti locali, che poi ha avuto una accelerazione degenerativa sull'onda dell'emotività di Tangentopoli, che ha portato allo scempio attuale. Scusatemi se parlo di scempio, ma per quanto mi riguarda il danno, credo irreparabile, che ha comportato il passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica, è il danno fatto alla democrazia. Cioè è vero, fino agli anni 90, soprattutto gli anni 70, gli anni 80, i partiti forse avevano invaso un po' troppo la pubblica amministrazione, il governo, c'era la partitocrazia. Che però che cos'era la partitocrazia? Cioè, alla base, lo dicevate in tanto, cioè, c'erano ore e ore di centinaia di persone che trascuravano gli affetti familiari, i propri interessi, i propri affari, la propria vita, il proprio tempo libero per stare lì a rompersi la testa su un tavolo per definire che cosa? Definire un modello di sviluppo, un modello del vivere, come organizzare la vita civile di una comunità. Che è Castrovillari. Di questo io ne sono orgogliosissimo. Castrovillari negli anni che io ricordo ha avuto una sfilza di amministratori, di personaggi che hanno fatto politica, fatta di galantuomini, fatta di persone serie, di persone oneste. Nessuno di quelli che ha vissuto attorno alla politica, attorno all'amministrazione, ha cambiato il suo stato sociale, il suo stato economico. Non c'è un fenomeno, non c'è un caso di corruzione, non c'è un caso di persona finita
sotto le grinfie della magistratura, per, abbiamo avuto tutti avvisi di garanzia, tutti avvii di procedimenti, il 99% che io ricordi si è risolto in istruttoria, perché i fatti non esistevano, avvocato, così si dice, no? Quindi diciamo, ma siamo passati da quella ubriacatura di partecipazione, di coinvolgimento, di discussione, di punto in bianco siamo passati, abbiamo ammazzato le sedi della democrazia, che erano soprattutto i partiti, e siamo passati a un sistema che, io guardate, io di professione, io sapete com'è che vivo, io mi sono dovuto licenziare dalla regione perché non mi bastava lo stipendio, che i dipendenti pubblici pigliano 4 soldi, non sono manco laureato, quindi erano 2 soldi, che Blaiotta non mi ha fatto laureare, perché lui mi diceva che non andavo bene a scuola. Ora, il mio professore, professore italiano, io di professione, io per vivere faccio servizi di consulenza a comuni, a diversi comuni della provincia di Cosenza, quindi quello che dico non afferisce, io la vita politica di Castrovilla, la vita sociale di Castrovilla la vivo pochissimo, vivo fuori, non la conosco, ma è così dappertutto. Oggi noi abbiamo una persona che per un motivo o per un altro diventa sindaco e diventa il titolare di un potere assoluto che di per sé è incompatibile con un sistema democratico. Non è possibile che una persona, la più qualificata, la più capace, la più stacanovista, sia in grado da solo di organizzare la collettività, come vive una collettività, a stabilire che cosa si fa, che cosa non si fa, come si fa, come non si fa, e chi la fa e chi non la deve fare. Non è possibile questa cosa. Si è passato da una fase, prima Repubblica, forse di eccessivo assemblearismo, forse di meccanismi che ti portavano, quando Gianni diceva, cioè l'assessore lo diceva il partito, no, prima la corrente, Gianni, poi il partito, poi la coalizione, poi il consiglio comunale. Forse era eccessivo quello, ma io ritengo, rilevo che è eccessivo anche il meccanismo che non c'è. Non c'è la mezza misura. Non c'è la mezza misura. Allora, questa è la prima domanda, che ha, secondo me, provoca un danno notevole, e voglio introdurre la risposta alla seconda domanda: qual è il mio rimpianto? Io non avevo studiato per fare il sindaco, io non ce l'avevo proprio minimamente nella mente di fare il sindaco. Io sono una vittima della partitocrazia. Perché vittima? Perché il mio partito a Castrovilla era il primo partito, noi eravamo in un impasse generale, non riuscivamo a costruire un governo della città, dovevamo produrre lo scioglimento del consiglio comunale. Un mio caro amico, fraterno amico, che l'avrei sbattuto con la testa al muro, nel partito dice: vabbè, non c'è nessuna soluzione, c'è Tonino, fa il sindaco Tonino. Ma io non dovevo fare il sindaco, io non ero pronto per fare il sindaco, tant'è che il rimpianto che ho, qual è? È quello di non essere riuscito, non aver avuto il tempo, la capacità probabilmente, di costruire, di aiutare la città a costruirsi un obiettivo. Perché guardate un poco, la democrazia e le comunità, l'insieme di persone, devono avere una visione. Noi abbiamo vissuto, gli anni che stiamo esaminando stasera, abbiamo vissuto una fase in cui si credeva nella industrializzazione. Angelo citava Castrovilla, era la patria, la capitale delle lotte sindacali e quant'altro, e quindi abbiamo vissuto una fase di crescita, perché avevamo un modello di sviluppo per cui tutti eravamo impegnati a sostenerlo, a realizzarlo, quel modello di sviluppo. Quando è che poi, fine anni 70, si è capito che quel modello andava scemando, perché andava scemando politica nazionale, bla bla, e così via, si è inventato un altro obiettivo, che era quello della città dei servizi, che era quello della città
del decentramento amministrativo, che poi è stato fagocitato all'interno del progetto Castrovilla di Provincia, e abbiamo vissuto delle stagioni in cui sì, la partitocrazia, ma bastava scendere con le bandiere su Corso Garibaldi e dietro si formava il corteo, si formava corteo numerosissimo, la gente partecipava, si identificava in un modello di sviluppo, in un progetto di sviluppo, aveva una meta da raggiungere e c'era la partecipazione. Ecco, il mio rammarico per quei 9 mesi che sono stato lì al Comune è stato quello di, pur avendo capito e avendo avuto notizia da persone che erano altolocate che quel progetto non era realizzabile, io il rammarico che ho è di non aver avuto la capacità, il tempo e il modo per contribuire, per costruire un nuovo progetto. E se non mi sbaglio, vero che manco da un po' di anni, ma se non mi sbaglio ancora non c'è. Per cui la comunità, le forze, i movimenti che stanno lì, ma per chi? Per andare a dove? E se mi consentite, io questo è un suggerimento che voglio dare, costruitelo un progetto, un'idea. Che cosa ne volete fare di questa città? Io ho una figlia che ha deciso che vuole vivere qui, vorrei capirlo, per far che. Oggi siamo stati a pranzo assieme, scusa, ma tu per chi vuoi stare a Castrovilla? Che prospettiva hai? Quali sono le prospettive, l'ipotesi di sviluppo, l'ipotesi, che fai? Stai sempre a carico mio, sta a Castrovilla. Allora, il progetto di sviluppo, e trovate un modo per recuperare una forma di partecipazione. Non dovete arrivare all'esagerazione degli anni nostri. Vorrei ricordare, visto che si sono fatti tanti ricordi, che in questa sala, il 1992, quando poi, non per i tradimenti, io non userei quella parola, è stato richiamato, io sono stato fatto fuori da 4 consiglieri del mio partito, ma non è che quelli lì sono dei traditori, quelli avevano una visione diversa, probabilmente io non ho avuto la capacità di rendermi conto che c'erano dei consiglieri comunali, dei dirigenti politici che la pensavano in maniera diversa, non sono stato capace di portare a sintesi il loro dissenso, e io ho avuto la sfiducia da 4 consiglieri del mio stesso partito, altro che traditori, analisi diverse, valutazioni diverse, obiettivi diversi. La colpa è stata mia, l'incapacità è stata mia, perché non ho saputo cogliere quell'istanza, non ero pronto ad essere il capo di un'amministrazione, non ero pronto probabilmente, non sono stato capace di portare a sintesi e di risolvere le conflittualità. Non è pensabile classificare, cioè una persona se a un certo punto la pensa in maniera diversa, non può essere etichettato, mi dispiace, non ce ne sono traditori. C'è gente che la pensa in maniera diversa, e siccome viviamo, viva Dio, teoricamente in democrazia, o si ha la capacità di portare a sintesi e di trovare la quadra al problema, oppure ognuno si assume le sue responsabilità e fa le sue azioni. Quindi dico, non tornare all'assemblearismo che ha portato nella primavera del 1992, ricordato, e mi piace ricordare anche i soggetti. Ce n'è uno solo del collegio giudicante. Noi facemmo qui un processo a quella classe politica che portò allo scioglimento del Consiglio Comunale nell'aprile del 92, e ci fu un tribunale, purtroppo di persone, maggior parte scomparse. Mi piace richiamare quella straordinaria manifestazione di democrazia e di partecipazione qui in questo circolo cittadino, con un collegio giudicante composto dai compianti avvocato Schettino e Donaddio e dalla carissima Marisa Urso, che faceva parte, con procuratore della Repubblica, procuratore accusante, come si chiamava? Il pubblico ministero, il compianto amico dottore Salvatore Bianchi,
in diretta televisiva che all'epoca veniva seguita in tutta la provincia, noi siamo stati qui, quei consiglieri comunali, a subire un processo che si concluse con la condanna dell'interdizione dai consigli comunali per 10 anni per tutti quelli che non fummo capaci di mantenere in piedi il consiglio comunale e consegnammo il comune al commissario prefettizio per il danno che comunque deriva dalla presenza di un burocrate, di un funzionario che per quanto illuminato e capace non può rappresentare e interpretare i bisogni della città. Quindi non dico a quel livello lì, che forse eravamo masochisti, insomma ci siamo stati qua non so quanto tempo a subirci con tutte quelle invettive, tutte quelle liti che abbiamo fatto, Marisa che faceva la magistrata, Marisa, ti ricordi Marisa? Bellissima esperienza. Io quella sentenza l'ho osservata, l'ho scontata, perché la sentenza dei 10 anni di interdizione venne emessa nel 92 e io tornai in consiglio comunale per una breve esperienza di opposizione, peraltro nel 2003, cioè 11 anni dopo, quindi, mettiamolo un pochettino più sul tranquillo, insomma, quindi non ci sono traditori, ci sono diversità di vedute. E allora sta storia che adesso con un tweet si convoca una riunione e in un'ora si discute di riforma della scuola, di riforma del fisco, di riforma della giustizia, in un'ora, ma dai, magari forse noi ci avremmo messo un secolo, ricordo. Ma tra un secolo e un'ora c'è una gamma proprio vastissima di opzioni, insomma. E allora, quando è che la gente la pensa in maniera diversa, bisogna avere la capacità di sedersi a un tavolo e discutere, perché siamo individui, ciascuno portatore di interessi, sensibilità, opinioni, culture, modo d'essere diversi, però dobbiamo convivere e la convivenza non si fa con i diktat, la convivenza si fa mettendo assieme le situazioni, è chiaro, con le regole, se la maggior parte delle persone vuole che Castrovillari sia una località balneare, vabbè, è una località balneare, ma dobbiamo ragionare. Ho finito, ti ringrazio, siete stati carini, però Leonardo, io sono venuto solo per rispetto della nostra amicizia, ma noi, come hanno detto pure gli altri, noi non c'entriamo, almeno io non c'entro con la vicenda politica di Castrovillari. Ti ringrazio.